Cari amici Trader, buongiorno. Oggi è il 9 di gennaio, siamo mercoledì, sono le 5:30, vuol dire le 22:30 dopo in Italia. Andiamo a fare le analisi sulle candele daily. Partiamo prima con il nostro grafico. Come potete vedere, il grafico oggi presenta stamattina il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E poi vedete che dobbiamo aspettare nel pomeriggio per vedere i dati importanti, il rapporto sulla politica monetaria del Canada, decisione sul tasso di interesse dovrebbe rimanere invariato, poi ci sarà il discorso del governatore della Bank of England, le scorte di petrolio per terminare la conferenza stampa della BOE, come vedete è una giornata abbastanza piena. Andiamo a vedere adesso il nostro grafico. L'euro-dollaro ieri dopo aver 2 giorni fa essere andato a prendere questa forte resistenza, ieri è ritracciato, è andato a prendere la media 6 come avevo pensato, adesso dovrebbe ritornare al rialzo. Il trend vedete che è ancora sta girando verso l'alto. Se lo vedete sul ciclo inferiore, premetto, un giorno è short, i 2 giorni e 4 giorni sono al rialzo e anche 8 giorni. Andiamo a vedere il GBP USD. GBP USD, vedete che anche lui ieri ha fatto il suo ritracciamento, il trend anche lui vedete che è ancora short, sta per andare a girare verso l'alto. E GBP USD sui cicli inferiori, come potete vedere voi stessi, siamo adesso in una fase short su 1 giorno e 2 giorni, anche lui sta per girare. Poi USD GBP greca, vedete che lo yen ieri, vedete, guardate, ha fatto questa doji, per il momento ha toccato la media 6, per il momento qui suggerisco di aspettare, di non fare niente. E dollaro yen USD GBP greca, vedete che questo è il dollaro yen, siamo in una fase qua, come potete vedere voi stessi, laterale, qui siamo tra la media 55 e la media 194, qui suggerisco di non fare niente, per il momento di stare flat. USD CAD, vedete che, attenzione ai dati di oggi, vedete che continua la sua discesa, ha rotto la media 55 2 giorni fa, ieri è ritornato ancora al ribasso, potrebbe andare a prendere questa resistenza a 1,32452. Dollaro canadese invece sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora short per il momento, vedete che tutto è su al ribasso, suggerisco veramente di non fare niente. AUD USD, vedete che AUD USD anche lui ieri ha fatto il suo ritracciamento per poi dopo fare questa pin bar, siamo sempre sotto la media 55, il trend rimane ancora di fondo short. E AUD USD, vedete che per il momento il trend rimane in una fase di lateralità su un'ora. Il DXY, vedete che anche lui ha fatto il suo ritracciamento, chiuso con questa mia candela inside, qui incertezza, per il momento non si fa niente. E DXY, vedete che siamo in una fase al rialzo su 1 giorno, tutto il resto rimane ancora short. Poi andiamo a vedere il XAUUSD, vedete che il gold ieri un minimo a 1279, trend rimane ancora al rialzo e XAUUSD sui cicli inferiori, vedete che per il momento rimane in una fase di lateralità. Andiamo a vedere il US30, Dow Jones che per il momento rimane sempre short, anche se adesso sta facendo questo ritracciamento, vedete che continua sulla sua salita, e US30. Che per il momento trend rimane ancora long per il momento. Andiamo a spostare questo su questo massimo qui, vedete, eccolo qua. Poi andiamo a vedere adesso il DAX, vedete che trend rimane ancora short per il momento sui cicli grandi, e DAX sui cicli inferiori, vedete che ieri fatto questa candela inside, vi suggerisco di aspettare. Terminiamo con US Oil. Guardate che US Oil sembra voler adesso andare al rialzo, sta per girare, anche se il 4 mesi rimane ancora short. E US Oil adesso, vedete, attenzione oggi le scorte, vedete che qui siamo ancora tutto al rialzo.
Io vi ringrazio, seguitemi sempre, mettetemi qualche mi piace, vi auguro ancora una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.